il goal, più che arrivare a Ochtertool, il goal qui è camminare, vloggare, ok? E poi comunque sia la più brutta, vediamo dove va la strada, ok? Alla più brutta. Comunque sono belle strade di campagna, senza rumore, anzi la prossima volta comincio il video lo comincio direttamente in campagna, probabilmente, così non sentite le macchine, non sentite le rotture dei coglioni, ok? E quindi così dicevo, insomma, capito? Cioè, se io non lo so, boh, a me nessuno mi manda mai nulla, però boh, l'unico che ogni tanto mi manda qualcosa e purtroppo non c'ha la mia approvazione è mio padre, perché, ma però io lo dico, io lo contesto il motivo, io lo dico qual è il motivo per cui io non approvo, non mi piacciono i suoi posti, perché, ma è molto semplice, lui è molto cattolico, io molto no, ok? E vede tutto con praticamente l'interpretazione cristiana, eccetera, vede tutto quanto con quegli occhiali lì, vede il Signore degli Anelli, tutto a lui gli fa pensare a Gesù, alla croce, agli apostoli, e io gli dico: babbo, per me questa è un'interpretazione del Signore degli Anelli forzata, ok? Non approvo, perché è vero che Tolkien era cattolico, è vero che il figlio era prete e tutto quanto, però lui diceva: la mia opera non la leggete in chiave allegorica, e non c'è mai menzione né di Dio né di Gesù né della religione, neanche della religione. Non è che dice a un certo punto gli hobbit si fermano a pregare, ci sono molti momenti in cui magari la profondità del momento, del cuore, ti potrebbe far pensare a temi religiosi, non lo so, ti dico, con la profondità, con l'amore, con la passione, non so, capito? O perlomeno senti che le corde che tocca il Signore degli Anelli a volte sono le corde dell'anima, ok, perfetto, però, cazzo, innamorati di Tolkien e del Signore degli Anelli per quello che è, poi, volendo, tra l'altro, babbo non ha neanche finito a leggere il libro, capito? Leggimi il libro e dimmi quanto è figo il Signore degli Anelli per se stesso, per il Signore degli Anelli. Poi mi farai l'interpretazione. Chiaro, lui purtroppo ha creato questo gruppo su Facebook, la Compagnia dell'Anello, che è praticamente è la Compagnia dell'Anello, dove appunto l'ha chiamata col nome del primo libro del Signore degli Anelli, per cui della prima parte, scusa, perché i libri erano, sono 5 se non sbaglio, la prima parte del Signore degli Anelli dei 3, per cui deve giustificarlo, essendo che in teoria è un gruppo cristiano, ok? E niente, ragazzi, quindi dicevo, ecco, quindi a meno che uno non, cioè, oh, ma io vi invito a farlo, se voi guardate i miei video, fatelo e giustificate, ditemi: guarda, io non metto i video, non metto il like a questo video perché fa schifo. Ovvio, se mi dite così ve blocco come minimo, però cioè cercate di giustificarlo, non so, per esempio il vlog d'un'ora, ok, io non lo posso guardare perché uno non è abbastanza interessante, perché tratti temi non molto interessanti, secondo motivo secondo motivo non è abbastanza intrigante, non è abbastanza emozionante, però cioè, capito, io vorrei avere un riscontro che, diciamo, persone attorno a me, ok, apprezzano il lavoro, perlomeno cercano di supportarmi con commenti, con like, con condivisioni, ok? Ragazzi, questo è il mio cugino, vuole fare il vlogger, vuole fare lo YouTube, sapete, ve l'ho spiegato, adesso io ho 370 iscritti al giorno di oggi, cioè lo YouTube dà la possibilità di guadagnare, addirittura tutti i personaggi più famosi
stanno su YouTube, no? Ultimamente, diciamo, tutti cercano anche personaggi della televisione famosissimi. E nonostante ciò, diciamo che i soldi non gli mancano, gli inviti non gli mancano, cercano di fare video, discorsi, ok? Perché comunque YouTube paga, oltre che a loro gli serve per promuoversi. Ma proprio perché paga? Seguo Andrea Scanzi e lui dice: io pubblico su YouTube perché YouTube paga. A me non mi paga, giustamente, perché non sono arrivato a quel tipo di produzione lì. Quella ovviamente, quella qualità. Poi non so Andrea Scanzi uno, e poi lui ovviamente parla di politica in maniera cristallina, a prescindere che sia giusto o no, però diciamo fa un lavoro puntuale. Sento rumore, ah no, è sempre il trattore. Comunque fighe queste strade. Questa è la prima volta su sto tratto qui. Io ero arrivato dove avevo detto prima. Su sto tratto qui è la prima volta che arrivo, ok? Comunque è una giornata del Dio. Allora, aspetta, me devo soffiare il naso e giro, Sa che c'ho il naso congelato. Comunque ragazzi, questa è la GoPro Hero 9. E niente, me la tengo. Adesso ho comprato quell'altra, ma mi tengo anche questa perché posso fare sempre una seconda ripresa, che è tanto carina quando uno fa un video, c'hai due riprese, perché ho provato a farla con un'altra camera, ok, con una camera con lo zoom gigantesco. E guarda lo scoiattolo, che bello, lo vedete? Sta correndo lassù, dai che salta. È saltato sull'altro albero, come sul film Semola lì, della spada nella roccia. Figo. Guardate che roba intricata delle radici. Cazzo, se è uno scoiattolo, veramente. Guarda che roba. Che spettacolo è delle radici. Solo che mi fa anche pensare che qui deve essere crollata dalla terra. Anche se non vedo crolli. Non vedo uno smottamento che dici dove è andata. Ok? Però no, che bello, mamma mia che figata. Sarebbe bello avere dei pupettini, o anche solo immaginarseli, personaggi alti così che vivono lì su quelle radici, capito, che corrono come Legolas su, no, su quelle radici. Penserete che sono matto. Ok ragazzi, ok, ve volo di ragazzi. Voi penserete: ma Samuele, io come me li guardo questi video di un'ora e mezzo che te stai cominciando a fare? Allora ragazzi, molti di noi, non tutti, lavorano sempre, quindi potete anche stare lì da metterlo sulla TV. Guardate, alla fine questo è un video in 4K in campagna, potete ammirare la natura anzitutto. Capito? Là c'è un castello bellissimo, cioè una villona tipo Downtown Abbey, lo ricordate quella serie TV inglese? Io non l'ho mai vista, anche se so che sicuramente è interessante. Ok? E cos'è che avevo